secondo brano del film, questa volta sulla creatività e sulla qualità del Made in Italy. Prego. Quasi vasi gocciolanti, di colori esuberanti, non torniti ma colati dalle scale scivolati. Di colore son guarniti come il dolce coi canditi, sono vasi gocciolanti da sorprendere tutti quanti. Noi abbiamo iniziato a fare un po' tante cose con tanti materiali e siamo poi approdati alla resina, perché in effetti la possiamo utilizzare per fare dal pavimento al tavolo, al rifare un vecchio tavolo. Adesso c'è la resina flessibile, insomma la utilizziamo per fare tantissime cose e negli anni l'abbiamo sviluppata proprio a 360 gradi, quindi riusciamo a lavorarla a tutto tondo. Preferisco girare mano alla resina perché la resina va girata lentamente, quindi se si usano trapi di miscelatori si ingloba dell'aria dentro, quindi poi si creano delle bollicine che diventano poi antiestetiche. Quindi io preferisco girare la resina a mano e andare piano, prendermi il mio tempo anche per girare la resina. Fantasia li ha colorati, gravità poi generati, sono vasi gocciolanti o cappelli appariscenti, il colore è quella forza che li rende differenti. Scusa. Ma l'avevi detto? Siamo partiti che ci chiamavano carpentieri, carpenteria leggera, poi i nostri clienti, qualcuno ci ha definito oggettista, poi altri clienti ci hanno definito artisti e noi il nostro nome è indefinito. I lavori un po' artistici, i lavori un po' particolari, delle stranezze, noi le chiamiamo stranezze. Non siamo mai riusciti a fare una cosa normale, quindi chiamiamo le stranezze. Stiamo realizzando una scultura di 8 metri in acciaio inox 316 che andrà posizionata ai piedi dell'Atomium a Bruxelles. Ci sarà anche il nostro nome poi alla fine sulla targa vicino alla scultura, e quindi avremo modo di farci conoscere anche un po' al di fuori dell'Italia, ecco. Calcolate che ci si parla di 150 sfere diverse tra di loro, un'inclinazione particolare, ogni pallina va messa al suo posto, non si può sbagliare un incastro, sennò è finito praticamente. Tutto sommato c'è tanta lavorazione lì, non è che nelle sculture di Anish Kapoor è complicato, perché sono delle fusioni, poi bisogna curare la finitura della scultura, che è molto, quello è molto impegnativo, ma di se stesso la realizzazione è l'artista che crea una dima per fare una fusione. No, intanto tanto di cappello, perché riuscire a vendere uno di questi oggetti vuol dire che devi fare anche del marketing non banale. Bassetti, qui giochiamo in casa perché parliamo di creatività. Allora, è giusto continuare ad associare questo termine all'Italia
e ad andare avanti a sviluppare questo come uno dei nostri punti di forza, o invece è ora di spostarci, diciamo, nella parte precedente del filmato, cioè innovazione e tecnologia? Questa è un'area che ha ancora un futuro per noi? Ma dunque, il problema sul quale noi abbiamo mosso l'attenzione è che tra creatività e fantasia c'è una differenza, no? Cioè, una creazione fantasiosa è creatività, una pura fantasia non lo è. Allora, la parola creatività, che è assunta da chi constata che la seconda rivoluzione industriale sta per finire, cioè parlando in fondo, la logica della grande dimensione era la logica dell'economia di scala, no? Cioè, se io faccio un pezzo al secondo, no? È chiaro che quel modo di fare il pezzo mi porta a delle raffinatezze di produttività di un certo tipo, no? Al termine del quale c'è l'operaio di Charlot, no? Il quale stringe bulloni tutta la giornata, cioè c'è l'alienazione, perché effettivamente anche il lavoro finisce con l'essere usato in modo alienato rispetto alla tecnica. Invece la creatività cerca di riportare l'utilità del bene nel suo gradimento. Per cui uno dei cambiamenti che nella terza rivoluzione industriale si vedono chiarissimo è che il consumatore, tramite una stampante 3D, diventa il progettista e il fattore del bene, no? Allora, questo cambia molto l'assunto centrale dell'economia di scala, no? Cioè che sono applicate, infatti in fondo la logica di Ford, tutti i colori purché sia nero, no? Cioè voglio dire, siccome in verniciatura un solo colore è preferibile a tanti colori, già per esempio la costumerizzazione dell'industria automobilistica è significativa, cioè a un certo momento il consumatore, pare le donne, hanno detto no, vogliamo la macchina rossa, no? E allora evidentemente bisogna organizzare la verniciatura perché bisogna fare il rosso, il nero, eccetera, a comando. E allora entra in azione quello che lui diceva, per esempio la digitalizzazione, che consente del make it yourself senza la mediazione dei tra. Per cui in fondo uno dei problemi che sta rivoluzionando il consumo, cioè i commercianti, è che ormai per esempio si constata che il negozio sta diventando atelier, no? Cioè io vado nel negozio perché mi faccio fare i jeans su misura, no? Perché mi prendono le misure e me lo fanno in 20 giorni, in quanto la tecnologia è una tecnologia costruita sulla soddisfazione del bisogno individuale, quindi non del bisogno uniforme. Lì dove gli italiani sono bravi, che tra fare un jean, la macchina 3D ti fa il jean brutto o ti fa il jean che veste, come direbbe il, diciamo, se non mi scappa il nome, quello del il mago dei jeans. Ecco, allora il tema è lontano. Cosa si vede? Ecco. Beh, io credo che lontano si vede, secondo me, una frattura. Certamente, io sono d'accordo con Gianfelice, il mondo delle multinazionali, dei beni di fondo, no? L'acciaio non si può farlo in casa, per dire, no? Gestirà una parte dell'attività produttiva. Però invece il settore della creatività prenderà posizione. Ora lì c'è, mi fermo subito, c'è la funzione della scuola. Perché evidentemente, diceva giustamente Massetti, questa creatività si può fare per fare i mobili in stile con i quali gli artigiani della Brianza hanno fatto un sacco di soldi con gli arabi quando c'è stata la crisi del petrolio, che gli chiedevano il letto con la piscina incorporata. E loro glielo facevano, come stanno facendo il Cremlino in un certo modo. Però sostanzialmente assecondare quel tipo di tradizione, questo non va lontano sicuramente. Invece va lontano quello che gli italiani hanno saputo fare, mettere il bello nel funzionale.
Ecco. Ma allora il bello non è, il bello non è standardizzabile. Quindi se l'economia moderna chiede, come ha fatto, e infatti per esempio la triennale del 2016 sarà centrata su questo, cioè che il progettare con tecnologie moderne ha bisogno di essere formato. Ecco, quindi il bello, dice Bassetti, però funzionale, e che vuol dire che bisogna studiarle certe cose, perché l'applicazione poi di determinati criteri, allora, l'artista è una cosa, il design che deve essere funzionale rispetto all'utilizzo dei prodotti è un'altra. Vedevo l'altro giorno, ad esempio, i trattori della Same hanno applicato il design di Giugiaro e hanno dato una commessa importante a Giugiaro per rifare tutta la parte della cabina. Però Giugiaro non è che si è messo lì a fare uno schizzo, ha studiato che cosa serviva, quindi c'è 200 ingegneri insomma dietro. Allora, la scuola italiana prepara a questo nuovo mondo o no? Io volevo toccare rapidamente due o tre punti che tu hai toccato. Uno riguarda la perdita di posizioni nell'export. Solo per ricordare che in questi anni il 40% del manifatturiero mondiale è andato nei paesi emergenti. Quindi noi vorremmo congelare il mondo in cui uno mantiene la propria posizione quando l'Europa, diciamo l'Europa dell'Ovest, è scesa dal 36% al 25% il manifatturiero, nel mentre i paesi emergenti se ne arrivano al 40%. Quindi è impossibile pensare di mantenere le classifiche in senso tradizionale, bisogna mantenerle in termini di valore aggiunto sulle nicchie, per la qualità delle nicchie. Quindi questo è un primo problema. L'Italia nell'Expo non ha fatto male vedendo la sua quota di mercato mondo e così via, e questo è un primo tema che va analizzato, che non vuol dire poi fare il peana che stiamo andando bene, assolutamente no, però va capito un attimo di più entrando nei dettagli. Il secondo tema riguarda il tema della crisi artigianale, cioè il meno 30. Io sono convinto che dove va bene l'economia in senso generale, in modo sofisticato, cioè a Seattle, dove ci sono degli sviluppi molto positivi dalla Boeing piuttosto che dalla Microsoft, c'è il libro di Moretti che mostra che gli acquisti di beni sofisticati artigianali hanno prezzi mediamente del 30-40% maggiori che a Detroit. Cioè dove la società è viva, sopravvive anche quell'artigianato che fa dei prodotti che non vanno lontanissimo, ma che hanno un consumo locale di qualità. E questo è un altro tema, perché a me spiega in questo momento, secondo me, perché molto dell'artigianato italiano che non è in quelle fasce soffre di una crisi dei consumi, che soffre di una crisi generale che accompagna il nostro paese dal punto di vista generale. Quindi c'è una certa connessione che secondo me spiega queste cose. Terzo elemento riguardante il tema creatività. L'Italia ha una densità scientifica fortissima, cioè l'Italia ha il 6% delle citazioni mondiali, la Germania ha il 10%, gli Stati Uniti hanno il 40%. Cosa succede in Germania e negli Stati Uniti? Quel 40% di citazioni, cioè di scienza, densità scientifica, diventa il 20% dei brevetti e diventa l'8% dell'export. In Germania quel 10% di scienza diventa il 9% dei brevetti e l'8% dell'export. Funziona la combinazione più quasi che il tema dell'eccellenza scientifica soltanto. L'Italia, e questo è il tema interessante dove riappare il tema dell'innovatività artigiana e la creatività, l'Italia che ha il 6% di citazioni scientifiche, le scienze della vita è fortissima in questa zona per esempio, scende all'1,5% dei brevetti e risale al 3% nell'export. Noi siamo forti nell'innovazione combinatoria, cioè nella creatività che combina, ma in questo momento abbiamo una debolezza per quanto riguarda l'incorporazione e lo sviluppo tecnologico. Questo è un tema di politica industriale, per certi versi, o di politica delle nostre associazioni, che arricchirebbe tutto il sistema, perché questo è un sistema che si tiene. E l'ultimo punto che volevo da questo punto di vista citare, e quindi ovviamente la scuola, tutti questi temi si tengono, il sistema tedesco 10%, 9%, 8%, è come dicevo prima, dove il Fraunhofer, le Fachhochschule, l'apprendistato, è nato così, attenzione, non è del tutto imitabile, perché i tedeschi sono degli animali completamente inimitabili, perché sono l'unico paese dove un'assemblea di condominio riesce a produrre dei piani strategici. Se uno va a vedere i poteri dei Länder e i poteri dello Stato federale, sono estremamente sovrapposti. Noi siamo qui che cerchiamo di dividere le responsabilità perché non riusciamo a gestire delle responsabilità coincidenti. Loro sono tutti fatti così. E questo è un mondo che ha una sua caratteristica. Quindi noi dobbiamo trovare la nostra strada, perché l'idea di trovare una strada imitativa, soltanto imitativa, secondo me, non ci porta veramente lontano.
Quindi la scuola ha un'importanza capitale, le scuole tecniche, le scuole, fra l'altro anche noi ci siamo tutti concentrati sulle scuole, abbiamo abbandonato le scuole professionali, non abbiamo seguito le scuole artigianali, tutto questo che invece hanno un'importanza enorme. Come si vedeva prima, è una catena, e qui chiuderei col tema della dimensione. Anch'io sono d'accordo che è vero che la produzione di scala ha la grande dimensione, ma la grande dimensione oggi è fatta dalle reti distributive, cioè uno deve poter arrivare su mercati lontani. Arrivare su mercati lontani può essere accelerato oggi dal salto quantico fatto da internet, l'internet delle cose e tutto questo, ma resta il fatto che uno deve avere la capacità di disintermediarsi, cioè uno, se uno è estremamente intermediato rispetto al mercato finale ha dei grossi problemi, perché alla fine si viene trasformato in commodity invece di essere uno che è in grado di creare e capire cos'è il bisogno finale funzionale, perché viene completamente disintermediato. Quindi io credo che la dimensione sia estremamente importante. La Germania ha mediamente, le aziende familiari hanno più di 250, la 50% ha più di 250 persone, e solo il 25% è guidato da membri della famiglia, il resto è guidato da manager professionali, quindi hanno fatto un salto di alto. Noi abbiamo una matrice completamente diversa, solo il 15% è maggiore di 250. Quindi io sono convinto che la dimensione è un fattore che trascina tutta la filiera, e quindi deve essere una battaglia fra dimensioni e invece capacità di saltare. Io quello che mi ha stupito è che la capacità di saltare di molte aziende piccole italiane, cioè mi ha stupito perché essendo di un gruppo di grandi dimensioni che ha fatto della dimensione un vantaggio competitivo e che rende tutto più facile la dimensione per certi versi, molti problemi si semplificano nella dimensione, soprattutto l'attrazione di talenti, questo è un grandissimo tema. Perché attrarre talenti, talenti scientifici, talenti tecnici, in aziende piccole, dove l'artigiano è difficilissimo, e quindi muoiono, e quindi è una biologia, non è più una continuità aziendale. Quindi i problemi sono questi, che si combinano fra di loro. L'unico tema che io lascerei sul tavolo, al di là di tutti i temi che noi sappiamo, delle nostre debolezze, delle cose da fare, compreso questo salto scienza, tecnologia, innovazione combinatoria, è che in quest'area, cioè quando uno fa 65 km dove noi abbiamo manifatturiero, terziario, io lancio questo messaggio, no, noi nel mondo si parla di STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, tutti parlano di questo. Io credo che il motto di Milano sia STEAM, che vuol dire vapore, ma vuol dire Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, che è il tema del design, del bello accoppiato alla tecnologia. Ecco, io credo che questa è una zona del mondo che fa STEAM. E vorrei concludere usando la terminologia di Zanardi, che è è stato un corridore di automobili che è caduto in elicottero, ha perso l'uso delle gambe, e lui si è posto il tema di dire: non voglio sapere, voglio sapere cosa posso fare con il resto che ho. Quindi concentrarsi su quello che abbiamo piuttosto che concentrarsi su quello che ci manca. Ha vinto le Olimpiadi per ecco, questo è secondo me il nostro tema. Noi abbiamo moltissimo, dobbiamo dipanare diversi punti, soprattutto abbiamo un problema colossale, e questo ce l'hanno gli artigiani, di burocrazia, perché qui noi abbiamo parlato degli elementi di differenziazione, ma non parliamo degli elementi di abilitazione al fare impresa. Questo è un paese folle per l'artigiano imprenditore, è un paese folle per l'imprenditore piccolo, da tutti i punti di vista. E quindi qui si muore necessariamente nella creatività e tutto questo. Quindi questa è la vera palla al piede, perché io sono convinto che abbiamo moltissimo, ma abbiamo dei freni che impediscono di volare. E questo rimane un tema, se non affrontiamo questo tema, noi credo che sogneremo senza poi riuscire a realizzare i nostri sogni. Ecco, lei citava ad esempio la necessità di avere reti distributive importanti, pensiamo ai vantaggi per gli artigiani e per le aziende alimentari italiane, ad esempio se noi avessimo distributori come Auchan e Carrefour, che sono degli straordinari trampolini e piattaforme per tutta la produzione francese. Noi abbiamo l'unico mercato in cui operiamo è l'Italia, in tutte le classifiche distributive noi abbiamo Coop e Selunga, le uniche aziende che funzionano, ma presenti in un mercato. No Bassetti, perché sennò andiamo fuori tempo, dopo le do la parola. Bassetti, il piccolo artigiano, io sentivo in un paio di interviste il problema e ci raccontavano com'era l'educazione di questi giovani, cioè un imprenditore diceva: mio padre mi faceva studiare dopo le 6:30, quando tornavo da scuola alle 2:30 dovevo andare in azienda, stavo lì 4 ore e poi potevo fare quello che volevo, prima i compiti e poi potevo andare a giocare. Oggi il ricambio c'è ancora, esiste? Questi saperi, queste tradizioni si perdono? Beh,
oggi è un dramma unico, perché non è il 30% in meno del fatturato che riguarda tanto anche il settore dell'edilizia, per cui l'altro, poi arrivo, però è giusto anche specificare che in giro per l'Europa bisogna arrivare a 50 dipendenti per diventare industria, in Italia 15 dipendenti, per cui ci sono regole che da una parte penalizzano, dall'altra parte non sono concorrenziali con le altre nazioni. È stata toccata la scuola di formazione, è l'argomento che ha citato lei. Una volta la formazione era all'interno dell'impresa, l'apprendistato è passata l'idea che all'interno delle imprese artigiane si sfruttavano i ragazzi quando facevano gli apprendisti, ma tuttora quando si parla di stage nelle imprese, no, non ci andiamo perché ci fanno pulire per terra. C'è una filosofia giapponese che dice che negli ambienti puliti si fattura il 20% in più. Semplifico, adesso dico, parecchie imprese in Giappone adottano questo sistema. Una volta la formazione la si faceva in azienda, la si faceva tramite anche il ragazzo che viveva l'azienda del padre non come una cosa brutta, per cui lo sporcarsi le mani era un gioco, andare in officina, provare a fare le cose, era un gioco. Oggi non c'è più questa roba qua. Cioè, c'è la crisi enorme dei fornai. No, siamo abituati a mangiare il pane di gomma che ormai importiamo dai paesi dell'est congelato. Abbiamo il problema dei fornai, non si riescono a trovare ragazzi che vadano ad imparare questo mestiere, che è un mestiere d'oro. Dalle mie parti si vanno a reclutare delle ragazze dei paesi dell'est che vanno a lavorare di notte, solo perché c'è da lavorare di notte. Allora, il discorso delle scuole è fondamentale. Si ritorni ai CFP, si ritorni alle scuole bottega. Bellissima esperienza, in qualche provincia è stata fatta, dove ci sono queste scuole che sono un po' volontaristiche, un po' in mano a quello che rimane ancora oggi degli oratori, dove i ragazzi che non sono disadattati, sono quei ragazzi che non hanno la vocazione dello studio, perché c'è da dire che chi non ha la vocazione dello studio oggi lo si definisce disadattato, non è vero. Sono quei ragazzi che hanno voglia di manualità, hanno voglia di essere inseriti in un mondo lavorativo attraverso questi sistemi, CFP, scuola bottega, ecco, cioè, se dico, è questo che va cambiato in questa società. C'è l'idea che chi non ha la laurea è uno, scusate, non lo dico, cioè, sfigato. Ecco, bravo, l'ha detto lei, deve finire, perché sennò finisce l'Italia, sennò finiscono queste bellissime tradizioni che invece stanno rendendo l'Italia ricca. Adesso, mi fa piacere che lo dicano i presidenti qui seduti, perché per me è tanta manna tutto quello che dicono, e mi sembra di ripetere le cose che hanno detto loro. Infatti Federlegno, che ha, come tanti altri settori, tra cui il tessile, problemi di reclutamento, si è dovuto fare una propria scuola qui, proprio alle porte di Milano, per cercare di non perdere queste tradizioni, che tra l'altro qui danno lavoro a moltissime aziende. Alcune di queste sono rappresentate nel filmato. Terza parte del filmato sull'innovazione digitale, prego. Per la nostra azienda il concetto di produzione artigianale è costante. Noi possiamo considerare degli artigiani digitali. Ogni progetto che noi andiamo a sviluppare è come un prototipo. Il nostro prodotto artigianale, dal mio punto di vista, è il progetto che noi andiamo a realizzare costantemente, che sia appunto uno spot pubblicitario o un cartone animato. Maga, da quando è nata, ho voluto sempre che si posizionasse in maniera un po' atipica rispetto a quello che poteva essere il panorama degli studi di animazione che esistevano in quel periodo, che tendenzialmente esistevano delle strutture di post-production, e quindi l'aspetto di animazione digitale, quindi la 3D animation, era un'idea che volevo crescesse con una direzione sperimentale, quindi il fatto di andare a concepire fin dall'inizio dei progetti indipendenti che allora erano rivolti al mercato del cinema d'autore, quindi cortometraggi per dei festival internazionali. Per noi è fondamentale
la parte di recitazione, quindi noi siamo una realtà che è conosciuta in Italia e in Europa per la qualità dell'animazione che si avvicina a quello che è lo standard americano della Disney. Questo è sempre stata la nostra principale ricerca, e sull'animazione abbiamo realizzato delle cose interessanti in termini di recitazione. Posso poi fermarti un secondo? Vi spiego anche perché è stato così. Sono abbastanza arrabbiato, no? Con quello che è il sistema, quello che sta facendo il paese, che non fa niente per le aziende, non fa niente di niente. E mano a mano che siamo andati avanti ho visto società di colleghi, di amici, alcuni che sono saltati, altri che hanno avuto una marea di difficoltà. E quindi dal mio punto di vista pratico sono qui che ho questa grande opportunità per raccontare quello che è la mia esperienza e farlo col sorriso. Ma in questo momento non è possibile. Non è possibile, perché io sto facendo delle valutazioni pratiche con la mia azienda, con il mio team, di espandermi ulteriormente per il mercato internazionale e quindi cercare di trovare la via per poter permettere ai grandi talenti con cui entro in contatto tutti i giorni. Riceviamo 300-400 curriculum all'anno e all'interno gli italiani, sia che incontrato qua in Italia, ma sia altri all'estero che lavorano, che fanno delle cose splendide per le più grandi compagnie del mondo. E qui non si riesce. Oh, allora qui colpo di scena, perché adesso era previsto un terzo giro di tavolo, ma vista l'ora, attingendo a piene mani ai poteri concessi dal moderatore, andiamo direttamente al quarto filmato sulla flessibilità e la differenza dei processi produttivi e poi commentiamo tutto insieme. Se li guardi, questi modelli produttivi, sono tutti uno diverso dall'altro. Ma allora che cos'è che li accomuna? Di sicuro un elemento è la flessibilità. Sì, noi produciamo sostanzialmente tutto quello che è la parte metallica, la produciamo all'interno. La scelta di produrre all'interno è una scelta che è stata da me fatta e che continuo a perseguire, perché voglio che la qualità sia seguita dall'inizio alla fine. La verniciatura conseguentemente è la stessa cosa, cioè è solamente qualità. Noi scartiamo tutto quello che va scartato dalla verniciatura, cioè non passa al 100% del verniciato, non passa al montaggio. Tutto quello che non è perfetto viene scartato. Un terzista che fa lavorazione contro terzi invece il 100% del lavoro deve entrare e uscire. Potrebbe essere, diciamo, non è il nostro obiettivo, però una nostra ambizione, quella di dire magari un domani Moto Guzzi, Piaggio, nella fattispecie, ci acquista e ci gestisce come ditta esterna. Perché tutto quello che fai nelle grosse strutture, come può essere Fiat o come può essere Piaggio, è lungo, macchinoso, è un ministero. Cioè, qualsiasi cosa devi fare all'interno di una struttura così grande come la loro è un problema. Mentre una struttura snella come la 1000%, il giorno in cui decido di cambiare il cruscotto della moto, cambiamo il cruscotto della moto. In una struttura invece grossa come Piaggio devi chiederlo al design, che lo chiede al marketing, che lo chiede all'ufficio acquisti, che lo chiede, e alla fine della fiera passano i mesi per cambiare un cruscotto. Lucera nasce dopo la guerra perché la città era distrutta. Cacciadominioni, Gardella e Corradi, che era un loro amico, hanno iniziato a lavorare, erano giovani architetti, hanno iniziato a costruire. Ma è iniziato proprio col fatto che lo zio Caccia, no? Aveva avuto bisogno di mobili che piacevano a lui e non ne trovava, e quindi ha dovuto per forza adattarsi a farli fare da noi. Scegliamo ancora di avere una rete nel territorio che può andare dalla Brianza al Veneto, alla Toscana, alle Marche, cioè
prettamente, totalmente made in Italy, perché noi abbiamo sempre difeso questo e cerchiamo continuamente di difenderlo, quindi non è assemblato come tanti, ma proprio costruito, si parte dall'inizio, dal legno in poi. E l'altra grande intuizione, a parte tenere tutto in produzione, è stato non acquisire mai la produzione, perché in fondo il fatto di rivolgersi sempre a terzi dà una grande flessibilità, perché più abbiamo da produrre, più possiamo coinvolgere gli artigiani, meno c'è lavoro, dunque questo ha dato una grande libertà in fondo anche all'azienda. Caccia ha detto una frase bellissima, ha detto: mi piacerebbe creare i mobili d'affezione delle prossime generazioni. E in fondo credo che ci sia riuscito, perché se è da 65 anni che queste cose funzionano, probabilmente c'è proprio qualcosa che tocca emotivamente, e credo che questo toccare anche emotivamente sia dovuto anche a questo apporto del lavoro, delle ore del lavoro dell'artigiano che lavora in un pezzo. Allora Bassetti, due temi. Intanto ne abbiamo sentito uno arrabbiato col sistema paese, anche se poi insomma era uno su 22, comunque c'è qualche voce evidentemente che non gradisce come il sistema sta apparecchiando la strumentazione burocratica di assistenza alle imprese. L'altro grande tema è quello della flessibilità, che ha fatto poi forse il successo delle nostre PMI, cioè la capacità di reagire all'ordine, arriva la telefonata e ti monto il cruscotto, non devo passare da 10 uffici, e questo è ancora un aspetto vincente. Il problema che vedo io è che se però tu sei concentrato sul mercato interno dove la domanda non c'è, tutta questa flessibilità che una volta era vincente, adesso fatichi, diciamo, a trasmetterla. Beh, qui ha già risposto lui, cioè teniamo presente che sullo web posso vendere dalla Brianza, posso vendere a Milano, posso vendere a Sydney, no? Io vorrei toccare alcuni elementi di ottimismo, proprio rispetto a questo. Giudicare questo paese un gran casino, scusate l'espressione, è normale, e lo è, no? Però i punti di forza, a mio avviso, dobbiamo smettere di cercarli dove li hanno trovati gli altri, no? Io sono convinto che noi non riusciremo mai a fare bene uno stabilimento come quello di Henry Ford, non riusciremo mai a fare bene del taylorismo, ecco. Allora, i punti di eccellenza emergono. Prende per esempio un tema che era quello che volevo citare prima, ma poi si è inserito nel discorso di Massetti. In Brianza succede che quando un'impresa artigiana ha bisogno di un lavoratore, per le ragioni che diceva Massetti, no? E lo ha scelto, arriva la mamma che gli dice: no, tu vai in banca, no? Nel presupposto che è molto meglio andare in banca che non lavorare dall'artigiano. Bene, il sindaco di Castelletto Brianza, consapevole di questo problema, ha detto: noi dobbiamo cominciare con i bambini di 9 anni, quindi in pieno sulla giusta preoccupazione che da anni porta avanti Gianfelice, cioè che tra economia, no, e quindi produzione di beni, e produzione di intelligenza e di formazione, c'è un nesso inscindibile che il buon Carlo Cattaneo chiamava l'incivilimento, no? Ecco, se noi siamo un disastro dobbiamo incivilirci, ecco. Ma per incivilirci abbiamo bisogno delle iniziative periferiche, autonomistiche, la forza del nostro paese. Allora il sindaco di Castelletto Brianza ha detto: prendiamo i bambini di terza, siamo qui nel tempio della scienza e della tecnologia, quindi possiamo dirlo, prendiamo i bambini di 8 anni, no? E spieghiamogli cosa sono i valori, non dell'artigianato come lo descriveva la nonna, perché quello che se non aveva 3 dita non era degno di stare al mondo, ma invece come sono le suscettibilità. E cosa ha fatto? Ha sfidato i ragazzi, i bambini di 9 anni, a lavorare con le stampanti 3D e le ha portate in un farm lab, no? Che è il corrispondente di quello che era la manifattura fino all'altro ieri per questo tipo di settore. Allora io credo che noi dobbiamo, e questo è la Fondazione Bassetti, questo è molto sensibile, responsabilizzare agli adeguamenti. Questa è l'innovazione civile e politica, cioè è verissimo. Per esempio il nostro fisco, se qualcuno lo innovasse consapevolmente, sarebbe un gran impossibile. Ma voglio dire, per esempio, innovare la scuola è possibile solo se si passa dai circuiti che io menzionavo,
stato affidato alla scuola elementare del comune, quindi canonico, no? Che lui invocava, no? Che Gianfelice diceva, cioè prenderemo tutta la riforma dell'apprendistato, eccetera. Il punto che volevo sottolineare è questo: andiamo alla ricerca delle iniziative che ci sono e incoraggiamole. No? Non andiamo perennemente alla ricerca dei buchi che ci sono, no? Per giustificarci dal fare niente. Ecco. Guardare, leggere il presente vuol dire leggerlo nelle suoi difetti, ma vuole anche dire leggerlo nelle sue potenzialità. Ecco. Allora, se noi vogliamo evitare che la Brianza diventi quella del film di Verzì, no? Dobbiamo responsabilizzare l'innovazione nella direzione dell'incivilimento, non nella direzione della subalternità. Cioè, se gli artigiani li trasformiamo in subfornitori, noi perdiamo delle qualità sociali e civili. Grazie. Ecco, in tema di prospettive, volevo coinvolgere Rocca anche su qualche tema di cronaca, al di là di un giudizio complessivo, cioè c'è un futuro per il sistema delle PMI italiane, volevo capire se lei è più o meno ottimista per il settore artigiano e per le microimprese, però volevo anche capire se a suo avviso, perché il grande problema poi si traduce, l'assenza di queste aziende e di altre, o la difficoltà di queste aziende, si traduce nel 45% di disoccupazione giovanile, nel 13% di disoccupazione complessiva, quindi questo è il grande tema del Paese. Io volevo capire se a suo avviso quello che sta mettendo in campo il Governo, depotenziamento parziale dell'articolo 18, riduzione di 6,5 miliardi dell'IRAP, decontribuzione per 3 anni per i neoassunti a tempo indeterminato, ecco, se questo pacchetto di mischia, che secondo Renzi è mirabolante, porterà comunque agli imprenditori ad assumere nel 2015 nuove persone. Lei per esempio come azienda si è fatto convincere? Ma io sono convinto, dall'analisi che qui abbiamo fatto, è chiaro che secondo me noi dobbiamo attraversare una profonda rivoluzione culturale, nel senso che cosa io percepisco in questo paese, forse vedendolo un po' da fuori? Sicuramente che la nostra forza sono le risorse umane, il capitale umano. Quando noi chiediamo alle nostre multinazionali perché restano in Italia, la prima risposta è per il capitale umano. E devo dire, il capitale umano artigiano che emergeva da queste vicende, è chiarissimo che per flessibilità, qualità di mischiare il bello con le cose, cioè il nostro capitale umano è particolarmente la nostra forza. La crisi italiana, ricordiamoci che è una crisi di consumi, è una crisi di fiducia, le famiglie italiane sono ancora patrimonializzate, i risparmi aumentano, ma non spendono perché non sono convinte del futuro. Quindi, quando c'è una crisi di questo genere, il modo di affrontarla, uno dice, è una crisi di competitività. È anche una crisi competitiva, ma il nostro export, nella sua dimensione, dimostra che se fossimo così scadenti dal punto di vista della competitività, non si spiegherebbe il fatto che ancora anche in Lombardia siamo sopra il periodo pre-crisi dal punto di vista dell'export, cioè l'unica gamba che tira. Quindi dobbiamo un po' capire. Io sono convinto che però noi abbiamo un maxi problema che deriva da quello che è stato gli atteggiamenti del lavoro che si sono andati creando nel tempo. Cioè abbiamo questa eccellenza che però non si esprime, perché si è creata, e dove si è creata? Secondo me sostanzialmente nei colletti bianchi, cioè si è creato un comportamento sindacale di protezione dell'opposto dell'essere italiani, cioè voglia di lavorare, fare le cose bene, con flessibilità. Manca. Si è irrigidito orribilmente e basta varcare le porte di una impresa artigiana o anche di un ospedale privato ed entrare in un aeroporto e scoprire che il 50% del tempo è impiegato, dire ma allora il permesso sindacale, ma tu ieri cosa facciamo? Noi abbiamo una profonda malattia e quindi quando uno parla dei provvedimenti del governo sono tutti provvedimenti che non avranno successo e invece ha successo il fatto di cambiare il positioning del governo. Cioè affrontare il problema del rapporto con i sindacati, cioè se noi conserviamo questa idea di proteggere questo tema che poi si finisce ad essere molto più concentrato che nei colletti blu e nei colletti bianchi, che non riusciamo a portare l'efficienza di cui bisognerebbe fare. I dirigenti, per fortuna abbiamo disdetto il contratto dirigenti come Confindustria, per dare un'idea da dove bisogna partire, secondo me. Ecco, se non si cambia questo atteggiamento, diventa un corpo morto all'interno di fantastiche qualità di risorse umane, ma c'è un enorme corpo morto che si fa trascinare con l'idea che le cose dipendono da fuori. Ecco, in questo senso il governo sta, da questo punto di vista, cambiando i paradigmi, e secondo me questo è più importante di tutto.
Poi ovviamente bisogna il delivery, e questo è il paese dove l'esecuzione e il delivery è importante. Ora, io però non sono convinto che tutti questi provvedimenti presi separatamente necessari, però se non, sono un po' infinitamente più piccoli del problema che abbiamo al centro del tavolo, cioè che è un tema di mentalità. Noi dobbiamo passare attraverso una profonda crisi che ci fa cambiare la mentalità, e io devo dire che continuo a vedere e varcare delle cose che mi inorridiscono anche nei miei... Ieri passavo all'Enate, c'è una cabina telefonica con su scritto pagamenti in lire, è tutto in lire, poi attaccato un bigliettino in alto con su scritto euro. Com'è possibile che i nostri dirigenti non passino coi piedi? E questo è il visual management dell'artigiano, no? Ecco, noi ci allontaniamo dal visual management, questo corpo intermedio impedisce il contatto fra la realtà e una certa guerra. Quindi è importantissimo quello che in questo momento si fa. E secondo, non dobbiamo essere i giudici dei governi, noi siamo parte del problema o della soluzione. Quindi la decisione è di essere noi che cerchiamo di lavorare per cambiare le cose, perché altrimenti l'idea di essere lì a dire ma sì, funziona, non funziona, dopo tre mesi non funziona. Qui si tratta di cambiare una mentalità che si è andata creando strato per strato nel corso degli ultimi anni. Quindi questo è un problema che ci riguarda, non lo riguarda. Quindi questo è il mio pensiero su quello che si fa. E Renzi ci prova, e forse prima di convincere il Paese deve provare a convincere il PD. Se riesce a convincere il PD probabilmente abbiamo svoltato. Massetti, due secondi in chiusura, c'è spazio perché l'Expo rappresenti per gli artigiani un momento positivo? Non parliamo di rilancio del settore, perché il settore è in difficoltà non da ieri, ma che tipo di vetrina può essere per voi? Ma la vetrina è italiana, per cui per i prodotti italiani in generale, per l'immagine di questo paese. Sull'Expo, dove dovremmo parlare, dove dovrebbero parlare un po' più di alimentazione, perché il tema è quello lì, ma si parla solamente di tangenti e di alberi della vita che non nasceranno nemmeno, ci dimentichiamo che il 50% del lavoro dell'agricoltura è la trasformazione, per cui tutto il lavoro che ci sta poi dopo il raccolto, per cui lavoro artigiano, lavoro industriale, eccetera, eccetera. E grandissima opportunità, noi piccoli chiedevamo di poter accedere anche ai lavori dell'Expo, perché sono occasioni per fare il lavoro, per costruire, per gestire i sei mesi della durata dell'Expo. Siamo un po' stati tagliati fuori, non potremo essere presenti nell'Expo perché ci saranno le nazioni, ci sarà il padiglione Italia con alcune logiche. È una vetrina importante, tal punto che questa associazione di artigiani ha deciso di crearsi un fuori Expo, come il fuori Salone del Mobile. In via Tortona la zona è la stessa, il modello è lo stesso. Abbiamo creato degli spazi da mettere a disposizione per gli artigiani che arrivano da tutta Italia a poter esporre e vendere anche i loro prodotti all'interno di questo spazio. Anche perché l'idea è quella di avere comunque... Perché riteniamo l'Expo... Milioni, ma sarà comunque gente in più che arriverà a Milano... Riteniamo l'Expo un'occasione straordinaria, e non è possibile che il meglio del manifatturiero, dell'artigianato in generale, di questo Avanti Artigiani, e grazie ancora alla Fondazione Bassetti per aver messo sotto i riflettori questo argomento, non è possibile che in quell'occasione non ci possa essere uno spazio dedicato ai piccoli, cioè alle cose che oggi abbiamo visto in questi filmati. Noi abbiamo messo a disposizione questo spazio, prevediamo circa 800 espositori da tutta Italia, è una bella scommessa, e l'abbiamo chiamato, tanto per stare nel tema, Italian Makers Village. Dentro lì ci sta il meglio del lavoro italiano. Beh, il fuori Salone del Mobile funziona, per cui auguri per la vostra iniziativa. Io ringrazio i nostri ospiti per aver partecipato, voi per averci seguito. C'è la crisi dei consumi, ma c'è anche l'aperitivo là in fondo, quindi vi invito ad approfittarne. Buona serata a tutti.